Quando noi guardiamo le cose che sono intorno a noi, che ci circondano, crediamo di avere un rapporto oggettivo con la realtà, cioè crediamo di conoscerla per quello che è. In realtà, come anche la scienza del Novecento ci ha insegnato, e anche i grandi filosofi del passato, noi condizioniamo sempre con il nostro sguardo quello che stiamo guardando. E questo è un punto, secondo me, centrale, perché vuol dire, per un artista che si pone davanti alla realtà, vuol dire cosa sto osservando. Salve, sono un artista, Marco Tirelli, siamo qui nella galleria di Axel Verwoerd in Anversa, in Belgio, e sono qui per presentarvi la mia mostra. E niente, il mio lavoro verte soprattutto sulla memoria e sull'immaginazione, sugli strati profondi archetipici della realtà e soprattutto del nostro approccio alla realtà, come noi ci guardiamo le cose credendo di guardare e di vedere oggettivamente quello che succede intorno a noi. Mentre in realtà il processo è ben più complicato e io sto in quello spazio che, come anche Seurat, diceva il pittore pointilliste, che noi non vediamo la realtà ma vediamo quello che la luce ci rende della realtà. Tutti questi lavori sono su immagini che, se, per esempio, in qualche caso ho vissuto, in altri casi ho sviluppato concettualmente, oppure sono presi da film visti, da esperienze fisiche. E quando, in un certo senso, è passato il momento in cui le hai vissuti o le hai percepiti per la prima volta, entrano nella tua mente e vanno a depositarsi come dei sedimenti proprio geologici. Anche Shakespeare si chiedeva di che materia sono fatti i sogni. Per esempio, che è una domanda bellissima, l'idea di cosa diventa la nostra esperienza nel mondo? Rimane come un'energia nella mente? Ed ecco, io lì vado a cercare il mio territorio, cioè come a ritirare fuori queste cose sommerse, che diventano, una volta che le rappresento pittoricamente in questo caso, diventano come delle sorte di fantasmi di quello che è stato. No? Un po' come, io dico che sono come delle ombre. Le ombre sono, in fondo non sono niente, sono mancamento di luce, ma tu le vedi, quindi hanno una visibilità, ma sono niente al tempo stesso. E le immagini sono qualcosa di simile a questo, cioè sono tra la realtà e la mente, tra l'energia e il visibile. Quindi diciamo che questi miei lavori sono proprio in questa direzione qui, sono memorie, strati di memoria fatti ritornare al visibile e pronti a riscomparire. La mia tecnica è spesso dell'aerografo, che è una tecnica che va molto vicino in qualche maniera al movimento della luce. Si pensi appunto ai lavori dei pointilliste che proprio cercavano questo formicolio, si dice in italiano, cioè questa punteggiatura come se fossero gli atomi della luce che galleggia. E qui si ritorna a quell'idea di cui parlavo prima, che noi non vediamo la realtà, vediamo solo luce. Vediamo come la luce rimbalza sulle cose, come le cose non ci danno se stesse per quello che sono, ma è la luce a rimbalzare verso i nostri occhi e noi solo quella vediamo. E queste pitture rappresentano questo passaggio.